Dai, su, forza. Quello mettiamolo là. Quello facciamolo bianco. Sto tornando. Galleria Auchan, il centro commerciale dei Fanisi. Offerte e promozioni ti aspettano ogni giorno nel nostro ipermercato e nei 21 negozi. Bancomat, mega parcheggio, wifi gratuito, aree giochi per bimbi, accesso libero agli amici a quattro zampe e tanti servizi a tua disposizione. Scarica la nostra app per scoprire le offerte in corso. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autoagenzia Buldrighini. Pratiche auto, moto, patenti. Presto, bene e ti conviene. Vieni a trovarci in via 27 agosto a Fano. Da oggi anche il rinnovo patenti in sede. Ma questo colore mi piace. Lì lo vedo bene. Ciò è bel. Sto tornando. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Noi per questa puntata di Guarda chi c'è siamo tornati al negozio Cose Senza Tempo in via San Paterniano a Fano per vedere come sta andando quell'attività di questo negozio dopo la sua apertura, ma anche per conoscere meglio la cooperativa sociale I Talenti che lo gestisce. Andiamo a conoscere l'attività della cooperativa sociale I Talenti e lo facciamo insieme al presidente Federico Falcioni, che ringrazio per essere con noi. Bentornato, perché ci siamo già visti il mese scorso. Grazie. Ecco, cosa fa I Talenti per chi non ci ha seguito? Chi siete? Siamo una cooperativa sociale di tipo B, quindi fa inserimento lavorativo, inclusione lavorativa. E abbiamo come mission appunto questa qui di poter integrare nel mondo del lavoro persone che sono momentaneamente ai margini e che vogliono reinserirsi. Parliamo quindi di riuso. Il riuso in che senso? Nel senso che noi cerchiamo attraverso lo sgombro gratuito di case e appartamenti di evitare che le cose che non servono più vadano in discarica. Quindi facciamo anche, secondo noi, una buona attività dal punto di vista sociale per quello che riguarda l'ambiente, la difesa dell'ambiente, e evitiamo che le cose vadano in discarica, quindi cerchiamo di stoccarle nei nostri depositi, principalmente a Cucurano, abbiamo un magazzino abbastanza grande, e senza fare un'attività di restauro vero e proprio, facciamo una piccola attività di ripristino, anche perché molto spesso le cose che molto spesso nelle nostre case non si adoperano più ad altri possono essere ancora utili, e quindi la nostra attività appunto è quella di evitare che vadano in discarica ma che vengano riutilizzate. Noi adoperiamo lo slogan di tutto ciò che ha una vita residua, cioè tutto ciò che è nato con una finalità deve cercare di essere sfruttato fino alla fine per quella finalità, evitando appunto di andare in discarica e proteggendo l'ambiente. Però se non va in discarica, va dentro questo magazzino di Cucurano, poi che cosa succede? Succede che noi facciamo, come dicevo prima, un ripristino molto semplice, una pulizia, una piccola sistemazione, e poi viene rimesso a disposizione di altre persone. I canali attraverso cui viene messo a disposizione sono anche qui diversi. Uno di questi è per esempio la Caritas, con cui collaboriamo e che in base alle segnalazioni che ci fa viene fornita ciò che serve a persone che magari possono essere momentaneamente in difficoltà.
Poi oltre a questo abbiamo i canali della rivendita, perché l'attività nostra non è sovvenzionata da nessuno e ci dobbiamo autofinanziare, per cui tutto quello che recuperiamo e ricicliamo dallo sgombro delle case viene rimesso in vendita. Abbiamo diversi canali, uno di questi è il negozio Cose Senza Tempo che abbiamo in via San Paterniano, un altro è appunto dove c'è la nostra sede principale a Cucurani in via Buratelli. E oltre a questo partecipiamo ad alcuni mercatini, per esempio quello dei Piatletta fanno la seconda domenica del mese di ogni mese. Un sacco di attività quindi avete? Attività, sì, un sacco di attività. E questo mercatone solidale, quindi, che da qui abbiamo capito anche il nome, da quello che abbiamo detto fino adesso. Sì, appunto, il mercatone solidale è l'attività proprio di sgombero gratuito di case e appartamenti, attraverso cui noi abbiamo la possibilità di osservare in situazione lavorativa le persone che ci vengono affidate e che abbiamo con noi. Tra le attività svolte dalla Cooperativa Sociale I Talenti nell'ambito del riuso non possiamo non parlare di Cose Senza Tempo, un negozio che ha visto di recente una grossissima novità, l'inaugurazione di una nuova sede, quindi uno spostamento che è stato anche vantaggioso perché avete trovato dei bellissimi locali. Laura Bartolucci, che è una dipendente della cooperativa nonché consigliera, come sta andando? Sta andando bene, perché comunque abbiamo trovato, diciamo, abbiamo dato più valore alle cose, perché comunque quando hai uno spazio, diciamo, le cose assumono un altro aspetto, e il nostro problema era quello, quindi lo spostamento è stato fatto per quello, e quindi sia per gli oggetti che comunque abbiamo recuperato e anche per l'abbigliamento, e diciamo l'esposizione è migliorata e i clienti comunque sicuramente avranno apprezzato. E che cosa si trova all'interno di Cose Senza Tempo? È un po' vario, si trovi l'oggetto, diciamo, anni 50, puoi trovare il soprammobile lo stesso di una volta, quadri, abbigliamento, diciamo, accessori, cappelli, è molto vario, quindi noi recuperiamo tutto, anche una vecchia scatola. C'è stato qualche oggetto che non vi aspettavate di trovare o che comunque aveva un valore storico, magari che risaliva al passato? Le viene in mente qualcosa di qualche oggetto particolare che, ecco, forse è stata una sorpresa anche per voi ritrovare? Oddio, ne sono capitati diversi. Adesso mi vengono in mente alcuni libri molto antichi, ecco. Come oggetti, sì, diciamo che capitano spesso cose, diciamo, di una volta, che comunque non conoscendoli io, diciamo, vengo erudita a volte da dei volontari che comunque loro fanno il mercatino e quindi spesso mi spiegano, guarda che qui, insomma, questo oggetto ha un altissimo valore, insomma, capitano ogni tanto, sì. Bene, io ringrazio anche Laura Bartolucci, in bocca al lupo per Cose Senza Tempo, buona fortuna. Grazie, buonasera. Oltre al riuso e a questo tema appunto del riutilizzare cose che non sono ancora da buttare ma possono avere una seconda vita, avete un altro ambito di attività a cui lei ha accennato prima, che è quello turistico, perché voi storicamente siete stati i gestori di una spiaggia, la spiaggia dei Talenti a Fano. Esattamente, sì, in collaborazione con la Banca del Gratuito, che è un'associazione di volontariato, e abbiamo gestito appunto questo piccolo stabilimento. È uno stabilimento nel quale anche qui cerchiamo di perseguire una certa inclusione, cerchiamo di metterla a disposizione principalmente delle associazioni che fanno venire i propri associati e così hanno un momento di svago e di ritrovo anche, diciamo, in un ambito turistico. Quindi. Cioè è una spiaggia particolare perché ci sono persone che anche hanno problemi, sono svantaggiate, no? Degli handicap anche fisici, quindi è un modo per portarli al mare e fargli fruire della spiaggia. Sì, noi ci piace l'integrazione, ci piace stare con persone così come sono, ecco, poi a prescindere dall'handicap o meno, ma così come si è, siamo un po' tutti portatori di qualche disagio, di qualche fatica, per cui ci piace appunto che l'integrazione possa essere fatta con tutti, per tutti e con tutti, insomma. Quindi in bocca al lupo per la vostra attività, che cresca sempre di più in ambito sociale. Crepi il lupo.
chiudiamo questa puntata di Guarda chi c'è dal negozio Cose Senza Tempo in via San Paterniano a Fano. Ringraziamo la cooperativa sociale Talenti che ci ha ospitato e i nostri sponsor che ci sostengono, che sono Galleria Auchan di Fano, Reverde Regini Garden, Autoagenzia Buldrighini e Tecnolegno Tavoli e Sedie. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, appuntamento alla prossima puntata. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. Una produzione Zarri Comunicazione. Dai, su, forza! Quello mettiamolo là. Quello facciamolo bianco. Sto tornando. Galleria Auchan, il centro commerciale dei Fanisi. Offerte e promozioni ti aspettano ogni giorno nel nostro ipermercato e nei 21 negozi. Bancomat, mega parcheggio, wifi gratuito, aree giochi per bimbi, accesso libero agli amici a quattro zampe e tanti servizi a tua disposizione. Scarica la nostra app per scoprire le offerte in corso. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autoagenzia Buldrighini. Pratiche auto, moto, patenti. Presto, bene e ti conviene. Vieni a trovarci in via 27 agosto a Fano. Da oggi anche il rinnovo patenti in sede. Ma questo colore mi piace. Lì lo vedo bene. Ciò è bello. Sto tornando.